Dentro questo tipo di torta, qual è la cosa che ti ha più così, favorito o ti ha messo nelle condizioni di dire, boh, lo faccio, punto e basta? Ma guarda, il mio primo approccio è stato, per assurdo se vuoi, passionale, da odontotecnico appassionato al suo lavoro e a cui piace mettere le mani in pasta. E quindi l'approccio è stato veramente irrazionale, te lo dico da imprenditore che poi, insomma, nel corso degli anni si è reso conto che forse le scelte vanno prima considerate molto bene per quel che riguarda quella fetta blu, quindi la parte di sostenibilità. Però il mio primo approccio è stato proprio quello passionale e contemporaneamente anche la grande opportunità che ho visto con il digitale. L'ho approcciato da subito. Da subito ho capito che era la nostra grande opportunità, cioè quella di poter davvero supportarci sulla produttività per dare più spazio alla nostra competenza artigianale. Quindi, Di che anni stiamo parlando, allora, Stefano? stiamo parlando del 2005, per quel che riguarda il primo approccio, e l'approccio iniziale l'ho avuto con uno scanner e lavoravo in outsourcing. Poi, con la crescita della produzione, con l'economia di scala che mi permetteva la sostenibilità, ho cominciato a fare i primi investimenti sui fresatori. Ho cominciato sui fresatori per la zirconia, per i materiali morbidi. Al fresatore per metallo ci sono arrivato 10 anni fa, nel 2010. Con la prima mia Mac. Enrico, se posso chiedere anche a te la stessa cosa, cioè qual è stato all'interno di questa torta, se c'è stato un pensiero riferito a questo che ti ha fatto, che ti ha così portato su questo ragionamento, fammi diventare più digitale oppure devo cavalcare questo cambiamento? Buonasera a tutti. Noi abbiamo iniziato con il primo scanner nel 2008 perché avevamo una produzione che era lenticcia, molto lenta e facevamo una montagna di ore e volevamo vedere se riuscivamo a trasformare questa cosa e da lì abbiamo capito subito che questa cosa è stata la nostra fortuna fondamentalmente. All'epoca mandavamo tutto ai centri di fresaggio e poi col tempo abbiamo iniziato a lavorare anche per colleghi, quindi colleghi nostri, laboratori che ci mandavano in continuazione cose e da lì abbiamo deciso poi di passare prima al morbido e poi alla macchina da metallo che adesso abbiamo preso da un po'. Questo è stato fondamentalmente il nostro percorso, ma è stata la nostra fortuna. È stato irrazionale, cioè, è stata una scommessa, però noi ci abbiamo creduto da subito.